urgenze, scrive con gioia, però c'è sempre un dato molto forte nella scrittura poetica, nella scrittura narrativa, che è la fatica. Scrivere è un'urgenza che uno sente dentro, però non è una cosa leggera, semplice. Scrivere è molto faticoso e spesso non si coglie leggendo un libro che dentro c'è, al di là dei gusti, dei risultati, di come verrà poi valutato dal lettore, dalla critica, c'è sempre questo dato di grande fatica. E non a caso la metafora a cui si ricorre sempre quando si finisce una poesia, un racconto, di sentirsi sgravato da questo peso interiore, perché davvero la scrittura è in qualche modo un parto, c'è dietro sempre tanta fatica che in qualche modo si cristallizza anche nella scrittura. C'è anche molta lettura, E c'è anche molta perché lettura. la letteratura produce letteratura, quindi se non si legge non puoi Non si può scrivere. scrivere. Ma questo diciamolo perché come in Italia abbiamo questa, tra le Ecco, tante quello. voci che ci affliggono, siamo un paese in cui c'è un altissimo, adesso uso una definizione di Giuseppe Pontigio che prima abbiamo richiamato, che Roberto Michele mi ricordava, tra scriventi e scrittori. Allora noi siamo un popolo di scriventi, ma scrittori sono quelli che pubblicano e che hanno una validazione critica, nel senso che il libro viene visto, valutato e si dice ok. Tu sei uno scrittore, Patrizia è una scrittrice, non è una scrivente, perché i suoi lavori hanno avuto un percorso di verifica critica e quindi possiamo dire che questo è importante perché il talento, o quello che chiunque chiama così, o anche l'ispirazione, in realtà è importante, ma nessuna macchina cammina soltanto con una spinta, poi ci vuole la benzina e la lettura. Per cui se un centesimo degli scriventi italiani diventassero lettori faremmo la fortuna in tante case editrici. Grazie, amore mio. Guardavo il grano quel giorno. Preparavo la pipa e pensavo che il mastice era terminato. L'acqua bolliva sulla carbonella e le donne sciamavano dentro la camera in attesa che la vostra estate si compisse. Con quattro pedalate arrivai da Gino, presi il mastice, ma lui era un bastardo. Perciò restai. Dimenticai il peso del tempo. Le biciclette da rinconsegnare, dimenticai te e il figlio che stavi per darmi. Rincasai tardi. Vidi i vicini assiepati intorno alla nostra casa. Il cuore batteva come un prigioniero. Che sta accadendo? Andate via, o afferro il fucile e finisco qui la mia guerra. Corsi in camera e mi accolsero i tuoi occhi serrati. Il viso esangue, candido. Come se vi fosse caduta sopra una neve leggera. Sarebbe stato un figlio a cui avresti dato i denti, afferrando i tuoi fiori triti. La tua foto dondola sul mio petto. Anche quest'anno la lavanda inebria il tuo armadio. Rincasa, amore mio. Un dolore penetra il mio cuore, fisso l'orizzonte. Vedo una polvere lontana che avanza, la pipa rotola sul pavimento, spalanco la bocca, voglio gustare il sapore del tuo ritorno. Tendo le braccia e ti afferro, dolce mia, rido e lascio che il calore di questa neve plani sul mio corpo di gelo. Cado sul tuo corpo, bello, e là resto, per sempre. C'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, qualche curiosità, qualche cosa che vuole chiedere Patrizia? Pensateci, intanto vi chiedo una cosa io. Qual è secondo te, dal punto di vista di una persona che legge e che scrive, quindi come abbiamo detto, lo spazio della letteratura, del racconto nei nostri giorni, in questa nostra vita? Se c'è uno spazio, che spazio c'è? Tu intendi personale o? Secondo te, che sei appunto uno che legge e che scrive, quali pensi siano nelle nostre vite, non nella tua, nelle vite nostre, insomma, delle persone, di quelle che ti stanno accanto, di quelle che tu immagini i tuoi lettori, è possibile lo spazio del racconto? Insomma, c'è spazio per la letteratura, oggi ha uno spazio nelle nostre vite, ecco, cosa pensi? Io penso che soprattutto le donne, come sono Dimostrano le essere di statistiche, i libri che si vendono, parte, diciamo perché è leggono vero. molto di più, Grazie.
leggono molto di più. Quello che è triste è che alle volte si nascondono, la nascondono questa cosa, come se fosse ancora una vergogna, no? Oppure lo fanno col mestolo, intanto hanno sopra un libro, fanno altre cose, perché la donna di solito si divide in mille pezzetti, sempre. Però penso che ci sia spazio e penso che si stia aprendo molto la conoscenza, l'amore per la letteratura. Eventi come i tuoi sicuramente facilitano il lavoro, le persone Sì, che scusa, hai no, stavo intorno. riflettendo su una cosa che mi sembra molto bella. Il fatto di immaginare una persona che mentre fa un'azione, che può essere il cucinare, intanto legge, quello dovrebbe essere lo spazio del libro, una cosa normale nella nostra giornata, non una cosa sacra per cui bisogna fare chissà che per leggere. Un grande giornalista, molti anni fa, diceva che il giornale serve per ingrattare il pesce. Come dire, non bisogna sacralizzare il giornale è una cosa importante, si scrive, ma alle 5 della sera Sì. ci si incarta appunto il pesce. Il libro deve stare fra il mestolo, deve stare nelle cose quotidiane, perché quello è il luogo della letteratura. Speriamo che questa tua immagine possa essere anche raccolta, perché dobbiamo fare in modo che appunto l'oggetto libro sia un oggetto quotidiano, normale delle nostre giornate. Forse lì potrebbe esserci un varco Ma per quanto riguarda la donna, io penso che sia sempre il peso della colpa. Non so perché, noi donne dobbiamo sentire sempre in colpa. Io comincio a scrivere all'alba perché a quell'ora io sento che non devo niente a nessuno, tu dici per perché il tutti peso della dormono. conduzione della casa, della famiglia, da questo punto Sì, di è vista. tutto proprio come la donna sente sempre il peso della colpa, oppure leggere al mattino presto, oppure addirittura i libri in bagno dove devi andare. Devi stare seduta per forza, quindi puoi leggere tranquilla lì, ecco, pure la sera quando tutti dormono, casomai, allora. Questo perché sembra quasi che il tempo della lettura sia un tempo tolto alla famiglia, perché Tempo c'è non tempo, tempo non tempo, perché il non tempo dovuto è alla fatica, tempo. Tempo dovuto e alla fatica, il lavoro, quello che serve. quindi. Come se Il bello dei non libri è che non servono in questo servisse. senso, ecco, sono importanti ma non servono come. C'è qualcun altro che vuole chiedere qualcosa? E allora, se non c'è. Intanto ascoltiamo un altro brano della lettura, che è l'ultimo racconto, L'agenda della casa, con cui si chiude il libro nelle tasche. Carissime lettrici, anche quest'anno la nostra agenda della casa vi offre un viaggio tra i sapori e i profumi della cucina, tracciando un itinerario ricco di novità gastronomiche. I temi monografici si riveleranno un completamento del ricettario e al tempo stesso un mezzo per arricchire la conoscenza e vivere positivamente il quotidiano. La nostra agenda si conferma così un manuale pratico e completo per la donna moderna. Buona lettura e buon lavoro. Lunedì 14 febbraio. San Felice di Nola Martire, l'arte e deformità significante. Roger Free. Cardiologo per suocera, holter da applicare. In bagno ho osservato una ruga con la lente di ingrandimento. Sembra la faglia di Sant'Andrea. Roba trovata, mai ridata. Ho un urlo in gola, sembra il gozzo di un tacchino. Stasera, all'luccichio degli ulivi, libererò l'animale. Gommini per le sedie, le trascinano come denti aguzzi. Rimmel, rossetto e cipria, dicevo. È una vecchia di 50 anni. Lo dico ancora, poi mi vergogno. Kafka non sapeva piangere, io sì. E il gozzo è sparito. Cerca vaccini su Google. Le donne tedesche non indossano reggiseni, gli uomini neanche. Mezzo chilo di tagliatelle all'uovo per mia madre. Vorrebbe essere mia figlia. O lo vorrebbero tutte. Nuove ricette zona su sito. F mi ha mandato un SMS vuoto. Idem. Forse il vuoto è facile da inviare e da fraintendere. Avena dal macrobiotico. Non dirò più, non sono cannibale. Le amiche di Bea non vogliono più pranzare con me. Mio padre ha attaccato una foto in libreria. Ho una bella coda allegra e sul grembiule campeggia un 4 in numeri romani. Sorrido con gli occhi di cielo e le mani lunghe. Clic, ed è già passato.
Le fotografie uccidono la nostra vita e ce la rendono frammentata come feti spenti. E l'infanzia è un'assenza insostenibile. Pere cotte al vino bianco. Ingredienti: 2 belle pere, 70 g di zucchero, 3 decilitri di vino bianco, una stecca di cannella, un baccello di vaniglia. Preparazione: versare lo zucchero in un pentolino e unire cannella e baccello di vaniglia. Coprite il vino e scaldate a fuoco basso. Immergete le pere sbucciate nel liquido e cuocete per 10 minuti. Servitele con una salsa di frutti di bosco. Patrizia Di Donato ha dimostrato di sapere cos'è una storia e come si scrive anche dopo essersi seduta al suo tavolo di lavoro. Grazie. Grazie.